caro saluto, benvenuti ad Areopago, notizie dalla Chiesa Sarda con uno sguardo a Roma e alle missioni in primo piano, la giornata mondiale dei bambini istituita da Papa Francesco che si celebra a Roma. L'editoriale di questa settimana è dedicato a questo argomento ed è firmato da Don Gianni Sini. Affamati, poveri, vittime di guerra, di violenze e di soprusi, oppure traumatizzati, sfollati, discriminati. Sono i bambini del mondo, del nostro mondo, della nostra epoca. Su 8 milioni di popolazione globale, circa 2 miliardi sono composti da minori in un'età compresa tra 0 e 14 anni. Qual è la situazione dell'infanzia nel mondo di oggi tra il proliferare di guerre, di povertà, di crisi climatiche? Atlanta cerca di dare una risposta a questo preoccupante interrogativo, anche in vista di questa giornata che viene celebrata a fine settimana. È la prima giornata mondiale dei bambini, indetta da Papa Francesco. Allora, su 8 miliardi di persone viventi nel pianeta, almeno 2 miliardi sono rappresentati da bambini e per molti di loro, così come per i loro genitori, la vita quotidiana ha il sapore dei conflitti, della fame, della guerra. Ma in tutto questo buio traspare anche qualche luce, ad esempio l'accoglienza verso i minori migranti e nei progetti dei missionari dedicati ai più piccoli, perché i bambini ci guardano e spetta a noi non distogliere lo sguardo. Carlo Acutis sarà presto proclamato santo durante un'udienza con il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Il Papa ha autorizzato la promulgazione dei decreti relativi a diversi miracoli, tra cui quello attribuito all'intercessione di Acutis. Il miracolo riguarda la guarigione miracolosa di Mateus, un bambino brasiliano di 6 anni affetto da pancreas anulare, una rara anomalia congenita del pancreas diagnosticata nel 2012 che avrebbe richiesto un intervento chirurgico per essere corretta. Vi proponiamo adesso un'intervista realizzata dal nostro Claudio Ronchi alla mamma di Carlo Acutis, Antonia Salzano, in occasione della visita lo scorso anno alla Maddalena. Carlo è un segno di speranza per tutti i giovani perché, come diceva lui, tutti nascono originali e questo è sicuramente, ognuno di noi, speciale. Purtroppo molti muoiono con fotocopie. Perché? Perché non realizzano quel progetto unico e irripetibile che Dio fin dall'eternità ha pensato per ognuno di loro. E quindi io, Carlo ce l'ha fatta, un ragazzo di questi tempi, del terzo millennio, nonostante tutti i pericoli che tutti i giovani suoi contemporanei vivono, però è riuscito a raggiungere questo obiettivo di originalità, che poi vuol dire raggiungere questo obiettivo di santità, perché ognuno di noi è chiamato a essere santo, unico e ripetibile. Noi siamo la luce del mondo, dice Gesù, il sale della terra, e Gesù ci invita a essere perfetti come è perfetto il Padre suo che è nei cieli, e quindi anche noi dobbiamo realizzarlo. Carlo andava a messa tutti i giorni, adorazione eucaristica o prima o dopo la messa tutti i giorni, rosario quotidiano, lettura della parola di Dio, confessione settimanale. È possibile, i mezzi ce l'ha dati, i sacramenti, che sono la cosa più soprannaturale che c'è sulla terra, soprattutto l'eucaristia, che lui chiamava l'autostrada per il cielo, perché là c'è la reale e vera presenza di Dio in mezzo a noi, e veramente non c'è cosa più soprannaturale che l'eucaristia. Anche nella diocesi di Tempio Ampurias si è tenuta la vigilia della festa di Pentecoste il 18 maggio nella chiesa di San Giuseppe a Tempio Pausania una veglia di preghiera intitolata Tutti i discepoli, tutti i missionari, che ha visto una grande partecipazione di fedeli che si sono riuniti per celebrare insieme questo importante momento di spiritualità. In occasione della festa il vescovo della diocesi, Monsignor Roberto Fornaciari, aveva scritto una lettera alla comunità nella quale sottolineava che non si trattava tanto di essere in attesa di un nuovo dono dello Spirito, ma di celebrare la vita nello Spirito che anima la Chiesa e rende attuale per lei il mistero pasquale del Signore morto e risorto. Ascoltiamo insieme un breve passaggio dell'intervento di Monsignor Roberto Fornaciari durante la veglia diocesana di Pentecoste. Continuiamo dunque il nostro cammino, continuiamo dunque a intessere relazioni. Ovunque ci troviamo, nella comunità e anche nei luoghi fuori dalla comunità,
perché ogni occasione che ci viene data non sia persa e dispersa, ma possiamo sempre, in ogni momento, vedere il volto del fratello e della sorella nel volto dell'altro. Possiamo sempre, in ogni momento, fare il nostro annuncio con quello stile che in quel momento è opportuno, con quello stile che in quel momento è il più adatto. Il Signore ci dia di crescere in questa dinamica di missionarietà che coinvolge tutti noi e fa di tutti noi dei missionari e dunque anche persone, discepoli del Signore, che sono suoi testimoni, suoi ministri. Il biblista Michele Antonio Corona ci introduce sulla liturgia di domenica 26 maggio, festa della Santissima Trinità. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Non si tratta né di una consolazione da parte di uno che parte e non sa se ritorna o è certo di non tornare, né dall'altra parte di una speranza mera per la quale chi attende può rimanere in balia dell'attesa. Io sono con voi. Non c'è alcun modo di sperare la presenza. Non c'è alcun modo di auspicare la presenza. La presenza è certa. E nel Vangelo di Matteo questa presenza, questo Emmanuele, questo significa, come ben sappiamo, la parola ebraica, è proprio l'esserci, è l'essere presente, è l'essere con qualcuno. Dio è con noi. E sappiamo la tristezza, la drammaticità, la tragicità della divisa delle SS naziste che avevano proprio scritte sul braccio Gott mit uns, Dio è con noi. Qua invece abbiamo una presenza che è certa, una presenza nella Chiesa, una presenza nella comunità, una presenza che non è prepotenza, non è arroganza. È la presenza del Figlio di Dio che si fa Dio con noi, che si fa il Dio che rimane con noi tutti i giorni, non qualche giorno, ma tutti i giorni. Un Dio che offre la sua presenza in modo permanente, costante, eterno, fino alla fine del mondo. Lunedì 22 maggio, a partire dalle 11:15, la nostra emittente Teleregione Live ha trasmesso in diretta dalla parrocchia di Nostra Signora della Salette di Olbia le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Il viceparroco, Don Gianfranco Cascioni, ha presieduto la supplica e la benedizione delle rose. Vi proponiamo alcuni passaggi dell'intervista a Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione Meter, realizzata da Maria Luisa Secchi, direttrice di Radio Calaritana, in occasione della visita a Cagliari in qualità di relatore del convegno Fare Rete in Rete, la tutela dei minori e delle persone vulnerabili in rete, aspetti giuridici e psicoeducativi. Ascoltiamo. È una priorità non soltanto culturale, sociale, politica, ecclesiale, ma diremmo è una priorità che si lega ad un problema educativo. Papa Francesco nel 2019, ma ha ripreso questo concetto in maniera chiarissima, parla di catastrofe educativa, cioè c'è una guerra in atto, chiamiamola così, una specie di incapacità di poter intervenire, dato che una bomba atomica, Benedetto XVI direbbe, è scoppiata, non sappiamo le radiazioni cosa stanno creando, cosa stanno generando nelle nostre nuove generazioni. Sicuramente c'è una fatica educativa e soprattutto ci stiamo rendendo conto come la questione riguardante gli abusi sono in estremo
in estremo aumento e quindi di conseguenza è necessario intervenire per quanto ci è possibile per frenare, fermare, ecco, questo fenomeno così abietto e così difficile da poter controllare, da poter, come dire, trovare un modo, un metodo che ci permetta di poter arginare questo grande problema. Do soltanto un dato, si tenga presente, questo è un dato mai smentito, mai smentito, che soltanto in Europa abbiamo 19 milioni di minori abusati sessualmente. Quindi questo significa che se il rapporto, se mi permettete, è uno a uno, cioè un abusatore e un bambino, stiamo parlando di 19 milioni di abusatori che abbiamo soltanto nel territorio europeo. Quindi è un problema molto serio, molto complesso, che deve essere affrontato, anche se già ci sono delle leggi, dei regolamenti europei, però bisogna fare ancora molto di più, soprattutto coscientizzare la società affinché questi abusi non accadano più. Siamo alla rassegna stampa, iniziamo con l'Ogliastra, il mensile di attualità e cultura della diocesi di Lanusei. Questa è la copertina di questo mese, si parla dell'inchiesta che è stata scelta per questo numero, ovvero le carceri, non isolare la dignità, la situazione carceraria nell'isola. All'interno anche un approfondimento sui vescovi sardi a Roma, il respiro della Chiesa universale. Ed eccolo l'approfondimento, l'inchiesta dietro le sbarre a cura di Fabiana Carta. Si parla della situazione delle carceri nell'isola con un'intervista alla Irene Testa, garante dei detenuti privati delle persone private della libertà. Poi dalle pagine interne, vocabolario ecclesiale. Quindi si vengono spiegati alcuni termini importanti come quello di alleanza, Nuovo Testamento. A spiegarlo il biblista Michele Antonio Corona. Spazio anche all'ordinazione diaconale di Antonio Carta. Carissimo Antonio, il tuo celibato sia la tua libertà di amare tutti. Alcuni stralci dell'omelia del 21 aprile a Lanusei in occasione della festa della Madonna d'Ogliastra, dell'ordinazione diaconale di Antonio Carta e della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, tutto in questo numero dell'Ogliastra. Proseguiamo con Libertà, donna, lavoratrice e madre. Questa è la copertina, il titolo richiama l'editoriale del direttore Antonio Meloni, che è dedicato ad uno studio, ad un report stilato da Confartigianato Donne Sardegna, in cui emerge che negli ultimi anni il numero delle imprese rosa è cresciuto considerevolmente. La proiezione per il futuro sembra confermare questa tendenza, quindi si approfondisce il tema dell'impresa femminile. Dalle pagine interne, Borutta, nuova vita nel monastero benedettino, Sorres chiama Hanoi. L'articolo è firmato da Gianni Garruccio, si racconta l'ingresso all'interno del monastero di nuovi monaci. L'edizione 2024, la cavalcata delle prime volte, colori e suoni di Sardegna. Diverse fotografie accompagnano l'articolo firmato da Luca Foddai. Voce del Logudoro. Fenomeno in crescita, poca fede e troppa superstizione. Si parla di cartomanzia e non solo. Questo è il dato davvero allarmante, scrive il direttore Don Gianfranco Pala, diffuso da moltissimi organi di stampa nei giorni scorsi. Maghi, veggenti e cartomanti. I sardi spendono 88 milioni di euro l'anno. È ovvio che a noi il dato interessa dal punto di vista spirituale che economico. Si pensa che sono 165 mila i sardi che si rifugiano in rituali e incantesimi per trovare soluzioni a sofferenze, problemi familiari, di salute o drammi esistenziali. Vuol dire che la nostra isola è terreno fertile per gli operatori del settore. Si parla poi di libri, come sempre c'è una recensione di Don Tonino Cabizzoso, in questo caso il libro scelto è questo dedicato al clericalismo, La ferita del clericalismo di Domenico Cravero, Il clericalismo è una perversione della Chiesa. Per quanto riguarda le cronache dai paesi,
Voce del Logudoro ci porta ad Ala dei Sardi, inaugurazione della Piazza dell'Amicizia, ma anche la festa di Santa Rita. E poi il gruppo Caritas in visita a Mogoro, il gruppo Caritas di Monti, l'articolo è firmato da Giuseppe Mattioli, una fotografia che ritrae anche le prime comunioni che si sono celebrate a Monti. Il portico più giovani e più futuro, l'editoriale è affidato a Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità. Non so voi, ma io non voglio rassegnarmi ad un paese dove, secondo le proiezioni dell'Istat, nel 2050 potrebbero esserci solo 100 giovani ogni 300 anziani. Attualmente la fotografia del nostro paese è desolante, una popolazione sempre più anziana, con meno potenziali genitori, un mercato del lavoro sempre più difficile per i giovani e un tasso di permanenza a casa con i genitori ben oltre la media europea. Questo l'editoriale di questo numero del Portico. A pagina 3, educare alla gratuità, una sfida per i giovani, presentata in seminario la fase conclusiva del progetto. L'articolo è firmato dal direttore Roberto Comparetti, sostegno concreto ai missionari Fidei Donum. Sempre dalle pagine interne, in evidenza, una mamma su 5 rinuncia al lavoro. Nell'isola è alto il numero delle donne costrette a scegliere tra lavoro e famiglia. Nel taglio basso siamo sempre meno e facciamo pochi figli. Dal censimento dell'Istat ci sono più donne che uomini e sono più longeve. Questo è un approfondimento relativo all'argomento scelto per la copertina di questa settimana. Proseguiamo con l'Arborense. Pace tra fratelli, bisogna avere il coraggio del perdono. Durante la visita a Verona il Papa ha preso parte all'Arena di Pace, incontrando e dialogando con le varie realtà della società civile, dall'associazionismo e dei movimenti popolari. Francesco ha abbracciato l'israeliano Mao Zinon, al quale sono stati uccisi i genitori da Hamas. Il palestinese Aziz Sarah, al quale l'esercito israeliano ha ucciso il fratello. Ora amici e collaboratori, li vediamo in questa fotografia con Papa Francesco. Credo non ci sia bisogno di dire niente, ha commentato il Papa. L'editoriale è del direttore Mauro De Sì, la cura del territorio riguarda tutti, nonostante l'incertezza del tempo di queste ultime settimane, tra alte temperature e improvvisi scrosci d'acqua ci avviciniamo alla stagione estiva. In realtà c'è chi ha già fatto assaggio di spiaggia e mare e c'è chi addirittura è andato a cercare un po' di fresco in montagna. Sarebbe bello se i nostri pensieri legati all'estate si fermassero solo al relax. Siamo chiamati invece anche a preoccuparci di come proteggere e tutelare l'ambiente che ci circonda. Dal 1 giugno inizia il periodo a elevato pericolo di incendio ed entrano in vigore tutte le misure di prevenzione. Dalle pagine interne, al Museo Arborense, lo Stato e la Chiesa scrutano antichi codici. A Oristano, celebrata la giornata di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico per il 2024, l'articolo è firmato da Antonello Carboni. Per quanto riguarda le vocazioni, il 28 maggio nella chiesa di Sant'Efisio l'arcivescovo ammetterà Matteo Luzzu tra i candidati all'ordine. Il mio primo eccomi. Lo vediamo in questa fotografia. Nel taglio centrale una Pentecoste itinerante per imparare a far comunità all'Aconi, un viaggio tra sacro, arte e bellezza. Nel taglio basso la formazione intrisa di valori cristiani è la nostra vera forza. Il 17 maggio si sono spalancate le porte dell'Ogliastra, il mensile edito dalla diocesi di Lanusei. Si è trattato di un incontro che ha visto la partecipazione dei direttori dei periodici diocesani della Sardegna, un incontro per fare il punto della vita nei periodici delle chiese dell'isola, le prese con la riduzione delle copie cartacee vendute, l'incremento di quelle in digitale, la necessità di misure di sostegno pubblico regionale alla pari degli altri mezzi di comunicazione come televisioni, radio e siti web. Sempre dalle pagine interne si parla di Pentecoste, organizzata dal Vicariato Urbano e dai gruppi ecclesiali. L'arcivescovo nella veglia ha detto: la pace nasce dentro il cuore. Queste le parole di Monsignor Roberto Carboni. Andiamo avanti con il nuovo cammino, il quindicinale di informazione della diocesi di Ales Terralba. In copertina l'intelligenza artificiale e sapienza del cuore. E poi ancora Giubileo 2025. L'editoriale è della direttrice Stefania Pugeddu, che dà spazio al messaggio del Papa per la 58esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali celebrata il 12 maggio, incentrato proprio sul tema dell'intelligenza artificiale. La
novità incuriosisce e nel contempo fa paura. I sistemi di intelligenza artificiale possono contribuire al progresso, al processo di liberazione dall'ignoranza e facilitare lo scambio di informazioni tra popoli e generazioni diverse, ma possono essere anche strumenti di alterazione della realtà tramite narrazioni parzialmente o totalmente false oppure credute e condivise come se fossero vere. Dalle pagine interne, Saze parafesta della patrona e poi Gonno Sfanadica, tanti giovani nel comitato della festa della Madonna della Salute, raccogliere dalla tradizione guardando al futuro. Ancora Villa Cidro, 3 giorni di fede e devozione, comunità in festa per Sant'Isidoro e infine Usellus, il patrono degli agricoltori. La giornata di fraternità sacerdotale a Cuglieri, una pagina di storia delle diocesi sorelle. Nel taglio basso un nuovo è, come Matteo Luzzo ha messo, tra i candidati all'ordine sacro. Poi la solennità di Corpus Domini nella Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa. L'Ortobene, l'editoriale. Una società che non insegna vuol dire che non si ama, ed è firmato dal direttore Francesco Mariani. C'è una lettura che mi ha sempre colpito sia nel contenuto che nell'argomentazione. Mi riferisco ad un articolo scritto da Charles Péguy in occasione della riapertura delle scuole francesi l'11 ottobre 1904. Sono passati tantissimi anni, ma quelle riflessioni sono per me e spero per voi di un'attualità incredibile. Alla conclusione dell'anno scolastico nostrano le riassumo tagliando molte sue righe. La crisi dell'insegnamento non è una crisi dell'insegnamento, sono crisi di vita, denunciano rappresentano crisi di vita parziali eminenti che annunciano e accusano crisi della vita generale, o se si vuole la crisi di vita generale. Le crisi di vita sociali si aggravano, si radunano, culminano in crisi dell'insegnamento che sembrano particolari o parziali ma che in realtà sono totali, rappresentano il tutto della vita sociale. Infatti all'insegnamento che le prove eterne attendono, per così dire, la cambievole umanità, il resto di una società può passare truccato, mascherato, l'insegnamento non passa. Quando una società non può insegnare non è che manca accidentalmente di un apparato o di una industria, quando una società non può insegnare è che questa società non può insegnarsi. E così prosegue l'editoriale. A pagina 2 il Papa in dialogo con i vescovi italiani, tra i temi affrontati il calo delle vocazioni e l'accorpamento delle diocesi. Si parla poi di attualità, emergenza idrica, servono interventi strutturali. Nel taglio centrale imparare a raccontare il cuore della Sardegna, destinatari Inside di Sardinia, il percorso turistico promosso dal Gal Barbagia ha fatto tappa ad Orani. Si parla poi anche di sport, Nuorese promossa, torna all'eccellenza, un'analisi dopo la vittoria del campionato da parte dei ragazzi guidati da Mister Prastaro. Sulcis Iglesiente oggi, l'energia della musica, la proposta della pastorale giovanile, il rock cristiano dei De San, una storia di conversione e rinascita, un concerto, la testimonianza della fede, domenica 26 maggio l'evento al Centro Culturale di Iglesias. Al via l'Assemblea Generale della CEI, focus su migrazioni, calo vocazioni, accorpamento diocesi, il Papa in dialogo con i vescovi italiani. E poi l'approfondimento della copertina, cuore aperto, l'energia della musica, intervista a Francesco Lorenzi, cantante dei De San, domenica in concerto a Iglesias. Concludiamo con Credere Famiglia Cristiana, in copertina l'incontro che si è tenuto a Verona, non restiamo spettatori della guerra, l'arena Francesco ha incontrato il popolo della pace, ha invitato tutti i credenti a seminare speranza e a non rassegnarsi alla violenza. Genovopoli, il porto degli affari, inchiesta sulle mazzette all'ombra della lanterna, la reazione di una città che rischia di perdere l'appuntamento con il futuro. Concludiamo così la rassegna stampa di questa settimana, adesso le parole di Papa Francesco pronunciate durante l'ultima udienza del mercoledì. La umiltà è una virtù granitica. La piccolezza che ci dà l'umiltà, e anche pensiamo a Maria, e la sua forza invincibile. E lei, che rimane al piede della croce mentre l'illusione di un messia trionfante va in frantumi. Fratelli e sorelle, la umiltà è tutto. È ciò che ci salva dal maligno e dal pericolo di diventare suoi complici.
e l'umiltà è la fonte della pace nel mondo e nella Chiesa. Dove non c'è umiltà, c'è guerra. Il commento di Don Gianni Stini. Papa Francesco ha concluso il ciclo di catechesi soffermandosi su una virtù che non fa parte del settenario di quelle cardinali e teologali, ma che comunque è alla base della vita cristiana. Questa virtù è l'umiltà. Essa è la grande antagonista del più mortale tra i vizi, vale a dire la superbia. Ebbene, mentre l'orgoglio e la superbia gonfiano il cuore umano, facendoci apparire per quello che non siamo, l'umiltà riporta tutto nella giusta dimensione. Siamo creature meravigliose ma limitate, con i nostri limiti e con i nostri difetti. La Bibbia già dall'inizio ricorda che siamo polvere e in polvere ritorneremo. Allora umile deriva proprio da humus, cioè terra. Eppure, vedete, nel cuore umano sorgono spesso deliri di onnipotenza, tanto pericolosi, e questo ci fa male. Allora che cosa bisogna fare per liberarsi dalla superbia? Il Papa dice: basterebbe molto poco, basterebbe contemplare un cielo stellato per ritrovare la giusta misura, basterebbe ripetere quel salmo che dice: quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'è l'uomo perché te ne curi, il figlio dell'uomo perché tu te ne dia pensiero? Vedete, già nelle prime pagine dei Vangeli l'umiltà e la povertà di spirito paiono essere la fonte di tutto. L'annuncio dell'angelo avviene non alle porte di Gerusalemme, ma avviene in umile città della Galilea. Per questo la gente si sorprende e dice: ma da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Eppure Maria, che non ha mai calcato le scene né del teatro né mai il palcoscenico, è la prima che attraverso il suo sì pronuncia una decisione che sarà determinante non solo per lei, ma per la storia dell'umanità. Il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva. Concludiamo con Emmaus, pillole di spiritualità, con Padre Massimo Maria Terrazzoni. Nella preghiera eucaristica seconda, nella nuova edizione del Messale, c'è un riferimento allo Spirito con un'immagine alla quale forse non eravamo abituati. Si parla della rugiada dello Spirito. La cosa importante da ricordare è che non è una modernità, ma per chi conosce la scrittura e soprattutto la tradizione anche patristica, sa che l'immagine della rugiada applicata allo Spirito Santo è antichissima. E in tante preghiere antiche, in tanti testi antichi, lo Spirito è definito come la rugiada, anche in tanti testi liturgici. Perché questa sottolineatura? Se il fuoco riscalda, se il fuoco illumina, se il fuoco custodisce la vita, la rugiada viene a essere un'esperienza di dolcezza, un'esperienza di un elemento che custodisce la vita con delicatezza e anche rinfresca le arsure dell'uomo, le arsure del cuore, le arsure dell'anima. Allora credo che, guardando a questa immagine della rugiada riferita allo Spirito, ci sia un invito a guardare lo Spirito come quella presenza di dolcezza nel nostro cuore che è capace di anche lenire le ferite e riportare freschezza, riportare un senso di pace e anche di dolcezza laddove il cuore sia ferito ma è anche arido. Questo ci dice che se lo Spirito nella dolcezza, nella mitezza, con questa immagine di rugiada viene a fare tutto questo, dall'altra parte, da parte del nostro cuore, è necessario una grande accoglienza, una grande disponibilità, una grande apertura del cuore, perché questa rugiada sia capace, come scendendo sul pane e sul vino, di trasformarlo nel corpo e nel sangue di Gesù, sia capace di trasformare il nostro cuore in un cuore credente, in un cuore che sa vivere della forza e della pace dello Spirito. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci.